passo alla faccia del giorno. Allora, la faccia del giorno è stata realizzata con un sacco di prodotti al verde, ma veramente tanti perché volevo provare oggi i prodotti della nuova collezione Zauberwald, che vi ho fatto vedere nel video precedente e quindi mi sono un po' sbizzarrita. Allora, parto con il dire che come base per il trucco c'è la cipria Hollywood di Neve Makeup e come ritocco finale mattificante e fissante c'è invece la cipria Prep and Prime di MAC. Poi, come base per il blush c'è di nuovo questo blush bellissimo dell'Alverde, questo blush in crema. Questo è veramente, veramente bello. Io poi quando comincio ad usare una cosa non la smetto più e me la metto sempre, 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 sempre. Ecco, adesso è il momento di questo blush. Mi piace veramente tantissimo, tantissimo, tantissimo. Per farvelo vedere sulla mano, per farvi vedere il colore sulla mano, ecco, il colore è questo qui. Poi il blush, questo è il blush in crema. Che poi ho fissato con un blush in polvere e il blush in polvere è stato oggi questo qui della collezione nuova della Alverde. Allora, io devo dire delle cose su questo blush. Voi forse riuscite a vedere qui sui disegnini in rilievo, riuscite anche a vedere le passate del mio pennello. Questo è un blush a cui bisogna stare un po' attenti perché è un po' polveroso e soprattutto è tantissimo tantissimo scrivente, quindi bisogna essere, io non so, ce l'ho sulle guance in questo momento, ce l'ho anche un po' qui all'interno dell'occhio. Bisogna veramente stare attenti a sfumarlo, stare attente a sfumarlo bene perché cioè, ne ha applicato una quantità enorme come niente, cioè senza neanche accorgervene, vi ritrovate con una quantità enorme di blush sulla faccia. E poi ho l'impressione, cioè non riesco a capire, ho l'impressione che contenga dei brillantini piccoli, piccoli, piccoli dorati perché mi vedo la faccina che brilla e vabbè, però sono veramente piccoli, veramente, veramente piccoli. Poi sugli occhi, mentre lo stomaco mi fa blu blu, mi brontola. Allora, sugli occhi oggi è stata la giornata dell'innamoramento totale per questo ombretto. Questo ombretto è il Magic Spirit, sempre della collezione nuova al verde, autunnale, eccetera, eccetera, e è di questo colore. Allora, questo che colore è? È una specie di verde con una specie di grigio mischiato dentro e con molto dorato, c'è anche dentro molto molto dorato. E io ho applicato questo ombretto, ho messo questo ombretto con questo pennello, questo è il pennello della linea normale della Elf, ho messo questo ombretto su tutta la parte qui della palpebra, sopra la piega dell'occhio, quindi sopra la piega dell'occhio, quasi in linea retta, ho messo questo qui e mi è piaciuto tantissimo, è proprio bello, bello, bello perché scurisce, ovviamente il pennello è caduto per terra, perché scurisce e fa veramente un bel colore, mi è piaciuto proprio tanto, io sono innamorata di questo ombretto Magic Spirit, ve lo faccio vedere un'altra volta, per me è troppo bello. Poi al centro dell'occhio, quasi stavo per dimenticarmi, al centro dell'occhio, ieri avevo usato la Kiko Sun Mousse verde, allora oggi ho usato la Kiko Sun Mousse viola, che è questa qui. E vi faccio vedere, è un viola, questo, è un viola che sulla palpebra è molto molto leggero, cioè occorre insistere parecchio, un bel po', affinché si fissi e affinché, forse se io avvicino ancora, riuscite a vedere? Ci vuole veramente un pochino affinché si fissi bene, affinché non si fissi bene, affinché si raggiunga l'intensità di colore desiderata e che fa veramente onore alla brillantezza di questo ombretto. Ecco che cosa volevo dire per l'esattezza. Poi, nell'angolo esterno dell'occhio, con invece quest'altro pennello,
ho distribuito l'altro ombretto della collezione autunnale dell'Alverde, che è quello che si chiama Magic Brown. È un marrone e potete vedere benissimo che l'ho prelevato da qui. Allora, questi ombretti sono meno polverosi del blush, però comunque diciamo che si sgretolano con una buona facilità. E vi faccio vedere questo qui è il Magic Spirit e quest'altro accanto è il Magic Brown. E per farvi vedere di mattina, qui di giorno, la differenza tra questo tipo di marrone e invece questo tipo di verde grigio. C'è un signore che passeggia su un tetto, fantastico. Non è un signore, è un ragazzo, un giovinotto. C'è un giovinotto che sta passeggiando sul tetto di una casa, vabbè. E poi, come matita, questo tra l'altro è un trucco che ho fatto soltanto con due pennelli relativamente grandi per gli occhi, questi due. E questo è un pennello, il mio pennello da cartoleria, e quest'altro è il pennello della linea normale della Elf. E poi invece ho usato questo pennellino piccolo, il mio solito, per applicare l'ombretto qui sotto l'occhio per sfumare la matita. Ad ogni modo, oggi non ho applicato l'ombretto sotto l'occhio perché ho usato questo. Queste due matite anche della Alverde. E come ho usato queste due matite? Dunque, questa una è verde ed è questa qui. Questa qui verde l'ho usata all'interno dell'occhio, quindi qua dentro c'è questa verde. Il colore è una specie di verde marrone. A me piace tantissimo, anche perché scrive molto bene. È un miglioramento rispetto ai colori soliti delle matite dell'Alverde. Le matite dell'Alverde solitamente non scrivono benissimo, invece questa scrive anche tranquillamente e serenamente nell'occhio. E poi invece questa marrone violacea, oggi sono riuscita a scandire bene il vocabolo violaceo, l'ho messa come riga sopra l'occhio, all'attaccatura delle ciglia, dalla parte di sopra dell'occhio. E poi che altro ho messo? Poi ho cambiato mascara oggi. Oggi ho usato come mascara non più il mio solito mascara nel tubetto arancione della Essence, ma sempre della Essence. Ho usato il Lash Mania Ultra Volume Mascara, questo qui che ha uno spazzolino gigantesco. Penso lo spazzolino più gigante che mi sia mai capitato di usare, però l'applicazione è stata molto facile. Poi questo mascara è molto cremoso, allo stesso tempo piuttosto compatto. Io direi che si applica veramente bene, sono veramente contenta di questo mascara e vi fa esplodere le ciglia perché le fa diventare ciccione e le fa andare anche molto molto in alto. Quindi a me è piaciuto molto questo mascara oggi. E poi sulle labbra c'è la solita base della Martina Gebhardt, che però ho lasciato di là nell'altra stanza. Poi c'è questo rossetto molto chiaro della Santé, o come dicono le persone tedesche, Santé, ed è il numero 12. Ed è un rossetto veramente tanto, ma tanto, tanto chiaro. È un rossetto, una specie di marroncino rosato, chiaro, chiaro. Andava d'accordo, mi è sembrato che andasse molto d'accordo con i colori della nuova collezione della Alverde. E potete vedere, non mi so muovere, potete vedere il rossetto qui sulla mano, ovviamente. Poi sopra questo rossetto ho messo questo lucida labbra volumizzante che fa sempre parte della nuova collezione della Alverde. E anche questo mi piace molto. Anche qui la formula rispetto al volumizzante solito della Alverde è stata rinnovata è qui ed è decisamente migliorata. E basta, questo è Outfit of the Day con la faccia del giorno. Io sono sempre un po' scombussolata quando faccio questi video perché vado di frettissima, quindi tento comunque di fare un video, però poi non mi vengono le parole, mi si intralciano le parole con parole tedesche, con parole inglesi, con parole francesi certe volte. E quindi, vabbè, io cerco lo stesso di fare il video parlando a rotta di collo, spiegando tutto meglio che posso, ovviamente mi incarto perché quella è anche l'età, sapete comunque. Allora, buon pranzo, io ho una fame. Ho una fame incredibile perché è mezzogiorno e quindi io adesso esco, non riuscirò a mangiare, credo, perché ho troppa fretta, sono leggermente in ritardo, mi devo sbrigare, cioè non sono in ritardo, ma se voglio arrivare puntuale,
Devo sbrigarmi perché sono un pochino in ritardo sulla mia puntualità, che generalmente significa arrivare sempre 10 minuti in anticipo rispetto all'orario degli appuntamenti. Vabbè, ciao, mente malata, che ci volete fare? Ciao, ciao, ciao.